Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Vegliare, stare pronti. Con la parabola di oggi il Signore ci svela quale sia l'agire dei cristiani, il loro atteggiamento fondamentale nella vita. E questo che significa? Non dormire? Non proprio. Visto che nella parabola delle 10 vergini si addormentano tutte. È qualcosa di più profondo e dobbiamo andare al Cantico dei Cantici. Quando dormivo, ma il mio cuore vegliava. Ecco, la Chiesa è l'amata che attende l'amato. Vegliare è attendere il Signore istante dopo istante. Il cuore che veglia, infatti, è un cuore innamorato. È l'intimo di chi ha conosciuto l'amore di Cristo, che guarda sempre la sua amata come la sua perfetta, anche se è un cumulo di difetti e di peccati. E lì, nel cuore, la sede della volontà, la coscienza, decide il bene. Desidera cioè compiere la volontà di Dio e per questo veglia in attesa dell'occasione che le si offre per unirsi a Lui. È sempre pronto. Un cuore così è sempre pronto a salire sulla croce che la storia gli presenta, perché vi riconosce il letto d'amore dove consumare le nozze con lo sposo. Chi agisce così nel cuore è un servo prudente e fidato, perché non ha altro pensiero che Cristo, il suo Signore. Ecco, ecco il punto di oggi. Gesù è davvero il mio Signore? È davvero il tuo Signore? È il nostro Signore? Della nostra comunità, della nostra parrocchia? Oppure è un ladro che viene a prendere ciò che è mio e che mi sono sudato? Cerchiamo di capire questo. Se qualcuno ti chiede un briciolo del tuo tempo così prezioso, non diciamo se ti chiede un prestito di denaro o la macchina per un viaggio. E se ti trovi investito da un'ingiustizia, se scopri di essere malato, l'artrosi, che di colpo ti fa scoprire di essere anziano, che ti umilia a dover chiedere aiuto agli altri? Se tuo figlio è aggredito dalla leucemia? Se tuo figlio muore? Non è proprio questo che attendi oggi, vero? Non per questo vegli e ti tieni pronto. Chiedi a tua figlia che cosa o chi stia aspettando. Ammesso che riesca ad alzare lo sguardo dal cellulare, ti guarderà stralunata, come uscendo da un sogno, e i suoi occhi ti pianteranno in faccia un bel "Ma che stai a dì?". Non ci ha mai pensato, non è un problema suo. Lei vive questo attimo totalizzante, fatto di presenze, parole, immagini virtuali, fuori dal tempo e dallo spazio. Per questo non può soffrire, non può sacrificarsi. Per questo non studia, non aiuta in casa, non si accorge e non si preoccupa di ciò che le accade a 5 centimetri. È un egoista totale, strangolata dall'io e dai suoi capricci, perché il demonio, attraverso il mondo che frequenta e che la assorbe, le ha stretto le mani al collo, senza che se ne accorgesse, facendola precipitare in una notte senza luce, senza sapienza, senza discernimento, senza amore. È diventata una figlia delle tenebre, cioè come un padrone di casa che non sa a quale ora della notte viene il ladro. E per questo scivola superficialmente sui giorni. Il demonio, infatti, l'ha convinta che non c'è nessun ladro di cui aver paura, perché essendo Dio, essendo come Dio,
ha la sua vita nelle mani e nessuno potrà strappargliela. Altro che vigore giovanile, altro che adolescenza. Attenzione, c'è un'opera del demonio. Non si mettono parentesi nella vita, non ci sono parentesi di stagioni e di età. La vita è una, il demonio pure. E attacca in ogni momento, in ogni fase della nostra vita. Proprio come dice il libro, proprio come il libro della Sapienza, nel capitolo 17, lo potete leggere, descrive gli egiziani nella notte della Pasqua, così tua figlia, così te, così me, così questa generazione. Siamo tutti idolatri, idolatri e adulteri. Tutti, dice il libro della Sapienza, legati dalla stessa catena di tenebre e per questo intorpiditi da un medesimo sonno. Credendo di restare nascosti con i nostri peccati segreti sotto il velo opaco dell'oblio, quando tua figlia si chiude in camera, quando tuo figlio si chiude in camera, sta lì silenzioso e continua a smanettare sullo smartphone. Siamo stati colpiti da spavento terribile e agitati da fantasmi mostruosi, paralizzati per l'abbattimento dell'anima. Così, sorpresi dagli eventi della storia, cadiamo sotto la necessità ineluttabile. Proprio così dice il libro della Sapienza. Sì. Quando arriva il ladro, non possiamo fare nulla quando arrivano certe situazioni. Solo imprecare e maledire, deprimerci e cercare di sfuggire spaventati, oppressi dall'ineluttabilità che ci perseguita ovunque. Se stiamo male, se abbiamo per esempio l'artrosi, se per esempio qualcosa ci limita, ci umilia, non è scappando che risolveremo i problemi, ma ci infileremo sempre di più nella notte più buia. Per questo arriviamo anche a percuotere i nostri compagni e a bere e a mangiare con gli ubriaconi, come dice il Signore nel Vangelo. Diventiamo irosi, irosi. Esigiamo dagli altri. Ce la prendiamo con gli altri, ce la prendiamo con le persone più vicine o più lontane, con il governo, con il sindaco, con le istituzioni, con il marito, con la moglie, con i figli, con i genitori, con tutti. Perché la paura di morire, la paura di non essere quello che vorremmo essere, la paura della vecchiaia, della malattia, della precarietà economica, la paura genera sempre l'impazienza. Attento con tuo figlio, attento, senza accorgertene, stai covando un mostro di egoismo. Non lasciarlo in preda della notte, con la sola luce del display del suo smartphone. Infilato nella rete virtuale, alla fine crederà che tutto nella vita è a portata di touch. E non solo lui. Abbiamo fatto della nostra vita un enorme smartphone, dove tocchiamo e vorremmo avere, e ci illudiamo di possedere. E quando scoprirà che non è così, non farà altro che bastonare gli amici, esigere da loro che nutrano il suo orgoglio e si drogherà, berrà, passerà da un letto all'altro, senza saziarsi mai. Come anche noi, che frustrate le nostre concupiscenze mascherate da belle speranze, pensiamo nel cuore che egli stia ritardando. E il demonio ci insinua questo, che a Dio non gli importa di noi e che per questo abbiamo smesso di vigilare e di vegliare. Ma fratelli, quella stessa notte che ha atterrito gli egiziani, di cui parlava il libro della Sapienza, è la notte in cui Dio ha liberato i figli di Israele, i nostri padri. Dalla schiavitù dell'Egitto li ha fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Come dice l'Exultet di Pasqua, è la notte che salva su tutta la terra i credenti in Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra nell'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vittorioso dal sepolcro. La notte nella quale ci siamo infilati, sedotti dal principe delle tenebre, è quella nella quale il nostro uomo vecchio, schiavo in Egitto, precipita nel mare del battesimo, dei sacramenti, insieme ai cavalli e ai cavalieri del Faraone. Questa notte è quella in cui Dio lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti, il tuo uomo vecchio ipocrita, il mio uomo vecchio ipocrita. Merita una sola sorte, quale? La morte,
la morte, l'oblio eterno. Coraggio allora, perché se davvero lo desideriamo, quel peccato che ci ha incatenato all'infedeltà e alla stoltezza, che è ipocrisia, sarà gettato dove sarà pianto e stridore di denti, e come gli egiziani affogati nel mare, non lo rivedremo mai più. Questa notte che ci ha risucchiato nella paura della morte, che abbiamo cercato di far tacere addormentandoci nei peccati e nelle mormorazioni, è la notte beata che ha meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Oggi possiamo sperimentare il santo mistero di questa notte, che sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, la gioia al malato, la gioia allo schiavo liberato. La gioia non perché cambi la storia, ma perché tu puoi entrare nella storia da vittorioso insieme a Cristo, perché tu puoi stare lì dove Dio ti sta mettendo, dove la storia ti sta accogliendo, la gioia vera che nessuno potrà togliere. Tutto questo, fratelli, significa lasciare che il mistero pasquale del Signore giunga di nuovo a noi attraverso la Chiesa. Ascoltare questa parola come una buona notizia che mi riguarda, accogliendola nel cuore, perché abbia il potere di compiere ciò che annuncia. Accostarci ai sacramenti che realizzano in noi il mistero, che trasforma la notte di morte in un'alba di luce che non muore, che fa di un figlio delle tenebre oppresso dal sonno del cuore, un figlio della luce innamorato dello sposo, che attende con perseveranza. Fratelli, la notte nella quale stiamo vivendo è la notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore sulla croce gloriosa del suo figlio diletto. È la notte che ci desta dal sonno della morte e ci fa beati, perché il Vangelo oggi ci dice che la beatitudine consiste nel vegliare, cioè nell'entrare nella morte senza morirci dentro. Questo significa vegliare, entrare nella morte, entrare nella sofferenza senza restarci stecchiti, lasciando che lì muoia l'uomo vecchio, e così agire con prudenza e fedeltà, cioè con sapienza e amore, adempiendo l'incarico che ci è stato affidato. Allora, accogliamo oggi Cristo, lo sposo che per noi si è fatto servo, fedele e prudente, spogliando se stesso, come dice la lettera ai Filippesi, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Kyrios, il Signore, a gloria di Dio Padre. Servo e Signore sono proprio i due termini che appaiono nel Vangelo di oggi. Chi ha sperimentato l'amore sino alla fine del servo, che chinandosi sin dentro la propria notte lo ha innalzato con lui nella sua signoria, seguirà nella sua vita le sue orme. Sarà cioè un servo che obbedirà ed entrerà umilmente nella morte di croce che la storia gli presenterà. Così, e solo così, anche noi parteciperemo della signoria di Cristo. Saremo cioè anche noi Kyrios, signori, che hanno in sé il potere di consegnare la propria vita come cibo. Fratelli, la vita ci è data come un incarico d'amore, con il quale dare pienezza e compimento al tempo. Ci hai mai pensato? L'amore è un incarico che si realizza distendendo le braccia sulla croce, nella malattia, nel rifiuto, nell'incomprensione, nella solitudine, nella vecchiaia, nei limiti, nella debolezza, nell'odio degli altri. Solo così potremo attaccare, lasciare che i peccati rimangano attaccati sul legno della croce e unirci al servo, accogliere in noi la sua vita e così, risorti, essere messi a capo dei domestici del Signore per dare loro il cibo a suo tempo. Esattamente come è accaduto, guarda caso, sul far della notte, quando Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci. L'amore ci trasforma in servi che moltiplicano l'amore riversato in loro, perché divenga cibo da dare ai domestici, cioè alle persone affidate a ciascuno di noi. C'è un tempo favorevole per donare se stessi, un kairos, che è la parola che appare nel Vangelo, che solo un cuore innamorato sa discernere, perché l'amore è riversato in esso per mezzo dello Spirito Santo, lo Spirito che fiuta nelle persone e negli eventi il profumo di Cristo. Per questo Gesù dice che tornerà quando meno ce lo aspettiamo. È tipico dello sposo che vuole accendere, far crescere e tenere vivo in noi l'amore. Non sappiamo, sfugge, viene, non viene,
Immaginate un innamorato che aspetta la sua innamorata. Non sa quando viene. Una donna, una moglie che aspetta il suo sposo che torna dalla guerra. Questo è l'immagine. Ma è Cristo, lo sposo, che vuole accendere, far crescere e tenere vivo in noi l'amore. Il cuore della sposa, infatti, veglia anche mentre dorme, abbiamo visto. Per divenire servi prudenti e fedeli, dobbiamo camminare dietro a Cristo, come la sposa del Cantico dei Cantici. Imparare a udire il diletto che bussa, che mette la mano nel chiavistello della porta del nostro cuore. Ascoltare la parola che bussa al nostro cuore. Sentire palpitare le viscere, cioè la sede dell'angoscia e della compassione. E alzarci per aprire all'amato, risuscitare e sentire le mani impregnarsi di mirra, quella di prima qualità con la quale fu unto il corpo di Gesù. Sì, dobbiamo sperimentare il suo amore crocifisso per noi sino a che esso stesso fluisca sulle nostre mani, schiudendole ai chiodi che la storia ci prepara. Dobbiamo crescere nella fede, fratelli, e si cresce solo camminando in comunità sulle orme dell'amato, sino ad incontrarlo e a non lasciarlo più, mai più, nelle nozze eterne con Lui. Questo è il destino che ci attende in cielo e che cominciamo a pregustare sulla terra, ovvero la beatitudine celeste dell'amministratore di tutti i suoi beni, che partecipa, cioè, della sua vita immortale. Già qui, già oggi, già domani. Buona giornata.